Riparte la Serie B e sabato al Comunale arriva la Regina, una partita molto importante, nella quale bisognerà cercare di fare punti contro un avversario che però è partito fortissimo. Sì, la Regina è un'ottima squadra, sicuramente punterà a fare un campionato di vertice alto e sono partiti molto bene e noi ci faremo trovare sicuramente pronti anche perché dobbiamo fare la nostra partita e dobbiamo cercare di portare 3 punti a casa. Ecco, la squadra sta mostrando identità. Adesso bisognerà cercare magari di essere più pungenti sotto porta, però l'amalgama e il percorso di crescita anche del gruppo con il nuovo tecnico, il nuovo staff tecnico, a che punto è secondo te? Ma noi stiamo lavorando di giorno in giorno per migliorarci. L'organico comunque è sempre quello dell'anno scorso, con qualche innesto in più che ci darà sicuramente una mano e sicuramente ci manca qualcosa in più sotto porta, ma comunque creiamo molte situazioni, bisogna solo sfruttarle al meglio. Che settimana sarà questa? 3 gare in 7 giorni, 3 gare già molto importanti, di cui 2 in casa. È una settimana molto importante, abbiamo bisogno di tutti perché ci sono gare ravvicinate e dobbiamo sfruttare al meglio tutte le occasioni che ci capitano. Dicevi, l'organico è simile rispetto a quello della passata stagione, c'è qualche volto nuovo, qualche giovane in più. Ti chiedo un'impressione anche dei ragazzi giovani, che spirito stai vedendo anche loro in allenamento? Ma ci impegniamo tutti, anche loro sono integrati molto bene, ci possono dare una grande mano.